Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. In questa puntata si ragionerà brevemente di quale Amiga scegliere per metterlo in una collezione di retrocomputing. Andiamo a tirare le fila dopo questa breve carrellata un po' nostalgica. Se volete avere una piccola collezione di retrocomputing con Amiga, ma non avete né tempo, né voglia, né competenze, né strumenti, saldatori, cacciaviti e quant'altro da utilizzare per star dietro ai probabili problemi hardware delle macchine, io vi consiglio di puntare sull'hardware meno vecchio, quindi l'Amiga 600. Se invece siete proprio degli appassionati di Amiga, beh, non sta a me certo dirvi che cosa comprare. Ciao, un saluto, alla prossima!